No? Sì. Eccoci, buonasera e benvenuti al primo appuntamento della sesta giornata di Novembre in Libro, della seconda edizione di Novembre in Libro. E questa sera ho il piacere di avere con noi Luca Tortolini e Anna Forlati. E parliamo di animali, elefanti, gatti e altri animali. Abbiamo messo un po' insieme perché questa categoria, questa giornata, perché ci piaceva, visto che sono usciti un sacco di albi. In generale ci sono sempre tanti albi dedicati agli animali, però secondo me quest'anno abbiamo avuto una particolare attenzione, soprattutto all'elefante. Non so perché con Davide Calisi diceva facciamo una giornata elefante, poi dopo abbiamo allargato un po'. Però insomma, ecco. E Luca Tortolini e Anna Forlati sono una coppia consolidata, autore e illustratrice, e questa sera parliamo di almeno due albi editi da Kite Edizioni. Quindi io partirei col vostro primo lavoro, La Volpe e l'Aviatore, che io qua, ecco, sono molto preparata questa sera, ed è un albo bellissimo, ovviamente pieno di poesia, con un sacco di rimandi, e vorrei chiedervi di raccontarmi, visto che questo è stato un po' l'inizio del vostro rapporto lavorativo, di raccontarmi un po' come è iniziato tutto. Si parte. Luca? Facciamo la conta, facciamo. Parto io, Parti tu. ok. Allora, La Volpe e l'Aviatore parte da un mio testo che ho scritto e avevo inviato all'editore di Sion Notari, editore svizzero che pubblica in francese. E loro pensarono, Paola Notari pensò che Anna Forlati poteva essere l'illustratrice perfetta per questo testo. E quando mi disse, ah, l'ho inviato a Anna Forlati, le è piaciuto molto, io ero molto felice. Non conoscevo Anna, ma avevo visto a Macerata le sue tavole di un libro che si chiama, ora non ricordo più, I libri di Malik, vero Anna? Sì, Le esatto. illustrazioni dei libri di Malik. Era scusami. Penso che avessi visto quello nella mostra che avevamo fatto al Palazzo delle Carrozze. Sì, erano i progetti libro del Master Ars in Fabula degli allievi di quell'anno lì. E poi quel libro è stato pubblicato e le tavole mi aveva veramente molto colpito. È un libro molto bello. Insomma, è nata così. E da lì, cioè, in qualche modo ci eravamo incrociati ma non visti a Macerata. Io mi ero trasferito da Roma a Macerata da qualche mese, ecco, quindi di persona non ci eravamo incontrati. Però le sue Poi immagini ci mi avevano molto siamo. colpito. Sì, quando ho ricevuto il testo, appunto, a me, insomma, era un testo che mi aveva colpito particolarmente, anche, non so se fosse anche, a volte le cose arrivano nei momenti, no, particolari della vita e quindi risuonano così. E quindi sì, mi era, boh, insomma, avevo avuto subito una grande immaginazione, no, rispetto a questo testo. E poi appunto, avevamo un po' ricostruito, no, con i legami che già in parte c'erano. E poi ci siamo conosciuti, credo, qualche mese dopo a Torre San Patrizio, perché Luca aveva organizzato una mostra in cui c'erano anche le tavole dei libri di Malik. E quindi da lì e poi è iniziato anche un rapporto di amicizia che insomma ci ha permesso anche di, così, di avere uno scambio un po' più, credo, intenso a volte sui progetti che portiamo avanti insieme, che non appunto, come spesso accade, uno scambio che magari è mediato esclusivamente dall'editore, no? No, ma infatti si vede molto dai vostri testi. Fra l'altro mi ricordo che Anna, in un'intervista che abbiamo fatto sempre su questi schermi, cioè prima dell'estate, tu mi hai detto che la volpe è uno dei personaggi che ti è più, diciamo, entrato nel cuore, no? Perché ti ci sei un po' identificata. Ci racconti un po' in che modo?
Sì, diciamo che è difficile, no? Descrivere un po' parole questo processo di avvicinamento, di immedesimazione con un personaggio che a volte funziona, a volte invece è molto più distaccato. E nel caso della Volpe, appunto, è stato per me particolarmente profondo, intenso, non lo so. E, credo di essere entrata proprio nella storia, nel personaggio, quando ho capito che quella volpe era anche un po' me, era anche un po' umana, insomma, in qualche modo. E poi, vabbè, anche vabbè, la vita a volte, no, crea delle coincidenze assurde, inaspettate, per cui mi sono capitate delle cose in quel periodo mentre disegnavo la volpe, per esempio, cioè, per esempio, soprattutto ho avuto un incidente al braccio, come la volpe. E quindi, vabbè, anche questo, insomma, in qualche modo ha contribuito, no, a entrare ancora di più Sei nel immedesimata pure troppo. Tra l'altro, proprio mentre disegnavo la tavola in cui lei, appunto, in cui viene, come dire, aiutata e medicata dall'aviatore, ha appunto la zampa spezzata. E quindi così. È stato, vabbè, a parte questo, insomma, questo incidente, comunque sì, è stato un libro per me molto importante e anche il grande sogno, diciamo, questo libro successivo è stato un po' creato, concepito, immaginato, diciamo, come una continuazione ideale, non lo so, comunque con una sorta di parentela, no? Che magari non è evidente, cioè, non a livello di trama, però insomma ci sono dei vari rimandi anche a livello di illustrazioni con la Volpe e l'Aviatore, che un po' vogliono sottolineare appunto questa continuità. Bene, magari poi ce li racconti un po' più a fondo. Invece, Certo. Luca, per te come è stato difficile approcciare l'universo di Saint-Exupéry? Insomma, mi sembra una cosa così gigante Sì, e coraggiosa. è stato una conseguenza della lettura, della rilettura del Piccolo Principe. Mi sono interessato a lui come aviatore, quindi mi sono andato a leggere i libri sull'aviazione. Volo, no, di notte, poi l'altro pilota di guerra, insomma, ho letto la sua biografia scritta dalla compagna, dalla moglie. E dopo aver letto tutto, insomma, il possibile su di lui e quello che lui ha scritto, ho deciso di fare il racconto. È anche vero che mi sono interessato al Piccolo Principe perché era una lettura proprio di quelle che fai da piccolissimo, penso 9 anni così, e me l'ero completamente dimenticata. Però poi mi sono ricordato della grande emozione di quando leggevo il Piccolo Principe, qualcosa del tutto dimenticato che a un certo punto viene fuori, no? Dove mi trovavo, dove avevo trovato il libro. Per cui mi sono detto vale la pena frequentare ancora questo libro e frequentare quell'emozione lì che mi aveva suscitato. E questo, insomma, poi una conseguenza, il risultato è la voglia di scrivere un racconto. Io vorrei dire una cosa ad Anna, se me la sono sognata, ma è vero, ricordo male, sulla questione della zampetta della volpe, era fasciata la zampa sinistra, poi tu ti sei rotta il braccio destro e hai cambiato, o viceversa, è L'hai vero, eh? ridisegnata, stupendo. L'ho cambiata ovviamente con la L'hai mano sinistra perché quella cambiata? Perché destra disegnavi lavori. solo. Sì, ho dovuto fare un pezzo di libro con la mano sinistra. Comunque sì, Chissà l'ho cosa. cambiata. Ecco. Sì, un L'altra po'. sera, non so se vi è capitato di seguire, c'erano Davide Calì e Monica Barengo e Davide raccontava che anche Monica a un certo punto ha deciso, non mi ricordo più se, su quale albo, ha deciso che doveva cambiare una cosa, un vestito, no? Quindi alla fine ha ridisegnato tutto, ha cambiato vestito alla protagonista. È un po' così. Vabbè. Senti, Beh, del resto il vestito è una cosa fondamentale, voglio dire. direi di sì, assolutamente. Mi raccontate? Beh, io passerei all'altro libro che è uscito quest'anno ed è Il Grande Sogno. E qua si parla di sogni, sogni da bambini, di bambini che poi crescono con noi e a volte prendono un'altra direzione, no? Giusto?
Chi è che di voi vuole portarci dentro le pagine di questo albo senza magari spoilerare troppo? Io sono sempre un po' preoccupata di dire troppo. Chi di voi due? Non so. Luca. Vado io. Sì. Ok, allora, il grande sogno è appunto grande quanto un elefante per il bambino protagonista, Geoff. Comincia a innamorarsi degli elefanti da piccolissimo, a disegnarli in maniera ossessiva, fino a quando a sentirli, no, come delle allucinazioni, dei barriti, a vederli, a sentirli, fino a quando una notte, dopo aver sognato un sogno pieno zeppo di elefanti, si risveglia e l'elefante, magari Anna può far vedere anche Infatti, l'immagine, sì, no. e si risveglia È e bellissima l'elefante è quella lì. tavola. Questa qui è l'ossessione, questa qui è la tavola del sogno. E la mattina si sveglia e l'elefante è lì in carne ed ossa. Si nasconde. E qui comincia un rapporto molto, come dire, all'inizio gentile, tenero, come quello della volpe e l'aviatore, in qualche modo. Però poi questo elefante comincia a crescere, perché è un cucciolo di elefante, poi comincia a crescere e che sapete bene voi che avete elefanti e domestici a casa, Certo, poi quando rinoceronte in l'elefante bagno. cresce, non è facile gestire un elefante a casa, devi ingrandire la ciotola, devi trovare, insomma, poi l'elefante mangia molta foglie, insomma, verdura, insomma. E quindi il bimbo prende la decisione, aiutato dai genitori, di portarlo nella terra dove sono, crescono, vivono in libertà gli elefanti. Mi fermo qui, forse Sì, no, non dico altro. invece farei raccontare ad Anna, c'è una storia dentro la storia in questo libro, perché parliamo di elefanti? E, beh, diciamo che l'idea è nata, la cosa bella, insomma, riprendendo appunto un po' la storia del rapporto tra me e Luca, che Luca ha scritto questa storia per me. Diciamo, l'idea di avere un altro libro sul rapporto tra un essere umano e un animale, veniva da lui, però poi mi ha chiesto che animale vuoi e io non ho avuto dubbi nel dire l'elefante perché è sempre stato un animale, no, non sempre, in realtà è una passione, diciamo, relativamente recente, o meglio, da una quindicina d'anni, insomma, amo particolarmente questi animali. Per mille ragioni, credo che insomma l'elefante poi è un animale appunto molto presente nei libri per bambini, come abbiamo già detto, è un animale che rappresenta tantissime cose in tante culture, è un animale così considerato pacifico, saggio, accogliente. Quindi non lo so, insomma, per me ha un forte significato anche se non so come dire definire precisamente, no, che cosa significa l'elefante per me, no? È come un sogno che non sappiamo esattamente, non riusciamo a prenderlo del tutto, a descrivere precisamente, no? Precisamente i confini, però insomma un animale particolarmente significativo, quindi ho avuto la fortuna che Luca abbia scritto questa storia per me, diciamo, e quindi ecco sono stata, è il bello anche, no, di questi rapporti che Certo. si possono un po'. Beh, direi che è una cosa molto bella, nel senso un rapporto bello solido. Nell'albo a un certo punto si dice che le cose sono impossibili solo fino a quando non accadono. È un pensiero da bambini o secondo voi funziona anche per noi grandi? Ma vado io per primo, ma Sì. dovrebbe funzionare anche per noi grandi. Sicuramente da bambino non esiste l'impossibile, ho l'impressione che si può volare a un certo punto, si può fare tutto, no? Nel momento in cui anche del gioco, così. E, da grande sì, cioè non bisogna, siamo noi, no? I principali ostacoli di noi stessi. E, a volte no, non ci riescono, non ho le capacità, oppure questa cosa è impossibile da fare, da realizzare, invece. Magari
lavorandoci è possibile, oppure le circostanze fanno sì che quella cosa diventi possibile a volte. Quindi mai dire impossibile. Certo, a meno che veramente non si pensi a qualcosa di veramente, come dire, certo. irreale, ma anche lì, finché la mente può immaginare, secondo me è anche reale e possibile nell'immaginario, perché no? Tutto sommato. In effetti. E per te, Anna? Ma penso anch'io che un pensiero che condividano i bambini anche i grandi, insomma, questa cosa che insomma, dobbiamo, credo che, come dire, la fantasia, i sogni siano importantissimi anche da adulti, no? Ma anche quando ci troviamo in situazioni difficili, riuscire a immaginarci, no? Una, come dire, una vita diversa, questa cosa credo che sia anzi fondamentale, soprattutto per gli adulti, no? Per i bambini è facile, ma sì. A volte noi dobbiamo sforzarci un po' di più, ma credo che sia davvero, davvero importante, insomma, no? Avere la fantasia per tirarci fuori anche da certe situazioni in cui ci mettiamo da soli, no? Come diceva Luca. Sì, io penso naturalmente come voi, e spesso mi capita di scrivere, io mi occupo di ragazzi anche come giornalista, e quindi di dire sognate in grande ragazzi, no? Però poi mi dico, vabbè, ma anche noi alla fine, noi grandi, abbiamo bisogno di sognare comunque in grandi, continuare a sognare in grande, soprattutto secondo me di conservare un po' di quella meraviglia nello sguardo, no? Che per chi come me legge tanti, cioè ha sotto le mani tanti albi come questi o libri per ragazzi, viene un po' da sé, però insomma, come idea, secondo me, gli adulti dovrebbero un po' allenarsi di più a questa cosa. Sì, la pandemia, no, sì. Scusa, no, per chiudere, la pandemia ci ha portato veramente a rivalutare delle priorità. Conosco, sì. Cioè, tantissime cose brutte ha portato la pandemia e ancora non ne siamo usciti, ma conosco molte persone che dopo il lockdown così hanno deciso di stravolgere la loro vita, di cambiare lavoro, anche dei lavori belli, stabili, e questa cosa la sento molto nell'aria, di dover lasciarsi, di buttarsi, no? Lasciarsi andare e fare quello che effettivamente noi grandi vogliamo fare o desideriamo, amiamo fare, ci rende felici, no? Ed è anche il tema del nostro albo, il grande sogno, credo, no? Questa cosa. Sì, hai molto ragione. Insomma, a volte non ce ne rendiamo conto e forse sì, questo periodo ci ha un po' aperto gli occhi rispetto a questo, rispetto al fatto di andare un po' più dietro quello che ci rende felici. E anche voi nel vostro albo, io me l'ero appuntato qua, a un certo punto c'è scritto poi un giorno ti ricordi di cosa ti ha reso felice e puoi tornare lì, no? Alla fine. E quindi, insomma, è un Sì. bell'invito, direi. Senti, Anna, poi nell'albo c'è questo colore blu, no? Che parte dalla copertina e che secondo me ha un significato particolare. Ci vuoi raccontare perché hai scelto Ma questo sì, colore? diciamo che appunto volevo fare anche una riflessione proprio sul colore, no? Ho scelto il blu perché è un colore che io identifico col sogno, e quindi gli ho proprio dato questo significato. Infatti, appunto, il bambino, in realtà, all'inizio, diciamo, l'elefante era blu, nei primi bozzetti che avevo fatto, e il bambino aveva un colore caldo. Poi ho deciso un po' di cambiare questo equilibrio. È il bambino, no, che è il sognatore in realtà, e a cui ho deciso di, no, è colui che produce un po' questo sogno, no? Un po' l'elefante nasce dalla sua fantasia, e quindi ho voluto attribuire a lui questo colore, a lui e ai suoi sogni. L'elefante invece è diventato bianco, bianco perché, come dire, ho voluto dargli un colore neutro, diciamo, il colore delle cose reali, di una concretezza invece che lui assume, che è poi problematica, no? E quindi è un po' la,
diciamo, il gioco tra questi due colori, no? Tra il blu, a volte molto pervasivo del sogno, che a volte è anche un po' quasi accecante, non lo so, cioè a volte i nostri sogni diventano quasi troppo, no? Troppo sì, presenti. A volte si fa fatica a distinguere i confini, no? Forse. E invece appunto la concretezza, diciamo, del reale un po', che poi vabbè, ovviamente anche in questo mi identifico abbastanza, no? Che a volte... in questi, no, lavorando anche con questi immaginari, così rispetto all'infanzia, poi ogni tanto è difficile uscire, no, vivere nella vita reale, quotidiana, concreta, eccetera. E quindi ecco, questa è un po' la riflessione, diciamo, a grandi linee sul colore. Poi ovviamente il colore è una cosa talmente importante, no, talmente pervasiva anche in un albo, che secondo me è anche bello che poi ognuno lo legga un po' come... No, come certo. Vuole, ecco, non c'è ovviamente un significato univoco, però è un po', ecco, questa è la mia interpretazione. E quindi ecco, la palette di colori è molto ristretta, e così è stato anche un esercizio per me, perché tendo un po' a mescolare tanti colori, invece qua mi sono un po', come dire, dovuta limitare, però è stato anche, credo, un esercizio, insomma, in parte riuscito. Bene. Questa cosa che dicevi proprio, che hai detto adesso, che fai fatica a volte a uscire nella realtà dopo essere stata dentro questa bolla, dentro questo immaginario, così, vale anche per te, Luca? A volte fai fatica a uscire dalla bolla delle tue storie, diciamo. Sì, ma io posso, immagino come Anna, come tante persone che fanno il nostro lavoro, un lavoro solitario, passo molto tempo da solo a casa, e per cui faccio proprio fatica a poi uscire. Cioè, diciamo che la pandemia nella mia vita è iniziata 15 anni fa. Il lockdown. Vabbè, siamo dei sociopatici. Sì. No, dai. E con tutto ciò che comporta, perché a volte passando molto tempo da solo, ragionare sulle parole, ti devi, come dire, crei un tuo equilibrio vivendo da solo. Poi questo equilibrio in realtà si deve rapportare con gli equilibri delle altre persone, della vita, della realtà. Quindi penso che poi ogni artista, cioè, mi reputo tale, insomma, chi scrive racconti o illustra, insomma, secondo me sono veri e propri artisti. Poi anche perché ha molto a che fare con la nostra biografia, con la nostra vita di tutti i giorni. Ha sempre a che fare con il sistema che si crea interiore e che poi deve rapportarsi con, deve creare un equilibrio con tutto il resto sì. Fuori. E a volte poi ovviamente ci sono dei caratteri più equilibrati, meno umorali, non so, poi si dovrebbe fare una statistica degli artisti e i loro sarebbe umori. Interessante. Sì, secondo me sì, sì, una ricerca su questo aspetto. però sì, il tendere di creare un proprio mondo e credere che il mondo esterno in qualche modo debba coincidere o rapportarsi col proprio mondo interiore, penso che sia un aspetto di chi fa un lavoro tipo il nostro, non so se credo, no? Un lavoro. Non solo nostro, insomma, un lavoro con cui ci si deve rapportare con la propria biografia, con il proprio passato, con i propri desideri, sogni, ambizioni, realtà altre, diciamo, realtà altre. Senti, una curiosità. Nel testo, in alcuni punti, ci sono delle parole che sono evidenziate in rosso, no? Cioè, è una cosa che avete pensato voi, oppure ce ne sono un paio? No, forse no, solo...
Adesso sto sfogliando il libro, in realtà le ho viste, ma nella bozza. Perché erano nella bozza in rosso? Qua non ci sono. Forse erano una questione di editing. Scusate, ho guardato video oggi e adesso lo sto sfogliando, non ci sono più. Le ho sognate. Forse avevi una bozza, una versione con le note, dove quelle parole forse dovevano essere cambiate. Sì, perché sembrava uscire dalla pagina. Io ho pensato, che bello, però poi niente, sono rientrata nel testo. No, figurati. Allora, vi faccio un'altra domanda. Voi mi raccontate un vostro sogno di bambini che è cresciuto, un grande sogno, che poi magari ha cambiato un po' direzione. Inizia Anna questa volta. Mannaggia. Vabbè, un mio sogno era fare la pittrice, però diciamo che in parte l'ho realizzato. Però un altro grande sogno mio che invece, sempre a che fare con quello che volevo diventare, era diventare un'astronoma, astronauta, studiare le stelle, e così. E vabbè, questa cosa ovviamente non si è realizzata, però diciamo che un po' mi affascina molto comunque ancora quell'aspetto, ogni tanto un po' leggo, mi informo così, e guardo queste immagini che ogni tanto arrivano da... per esempio dal telescopio Hubble, che sono incredibili veramente, e così ci danno anche la misura di quanto piccoli e insignificanti siamo. E niente, questo diciamo a livello di, no, di sogni di bambino, e così. Adesso tocca a Luca. ma io avevo, ogni mezz'ora avevo un sogno, un grande sogno, da piccolino, sì, anch'io avevo l'ambizione, il sogno, il desiderio di diventare un pittore, anche quello per un periodo anche, sì, mi mettevo lì a dipingere con l'olio, ma poi non ho proseguito. E il cinema, sicuramente, a un certo punto, il fare cinema, poi non sapevo bene che cosa si doveva fare. Però mi piacevano i film, quindi forse un po' tutto, forse volevo fare dei film dove interpretavo, giravo, facevo tutto io, insomma, proprio il sogno, i sogni che facevo attraverso i film, forse volevo fare cinema, quella roba là che vedevo in televisione o sullo schermo poi. E poi lo scrittore ovviamente anche, quindi i sogni cambiavano sempre, ma forse in parte l'ho realizzato. Realizzati, no? Beh, se parliamo di cinema, il cinema è una passione sicuramente comune vostra, giusto? Perché sì. Raccontatemi un po' in che senso l'uno e in che senso l'altro, così partiamo ancora da Anna, dai. Sì. sì, anch'io ho amato, forse da un pochino più grande, il cinema, dalla scuola media ho iniziato ad amarlo molto e sì, è una... un campo, un ambito che mi interessa davvero tanto, e ho fatto la mia tesi di laurea sul cinema e poi volevo, per un momento ho voluto diventare storica del cinema, ma non è successo perché non sono stata ammessa a dottorato e però insomma è un'arte che sì, che mi interessa tantissimo. Sicuramente Luca ha una cultura molto più ampia della mia a livello di... però, come dire, è un ambito a cui guardo tanto, anche banalmente dal punto di vista visivo, come ispirazione per le immagini, ma anche così. Poi appunto vivo a Torino, che è una città molto legata al cinema, e ci vado spesso, appena, insomma, non dico una volta a settimana, ma quasi quando riesco, e mi piace proprio la dimensione cinematografica, diciamo, vedere il film al cinema. Ho molto, una delle cose che mi affascina tantissimo è proprio il meccanismo della proiezione, non so, pensando alla pellicola, e così, la luce, ecco.
E poi, vabbè, ovviamente, insomma, tutto quello che è il cinema, che è un campo enorme, gigantesco, no? A livello di storia, di cultura e di immaginari. Beh, non sicuramente ha influito un po' anche il tuo, scusami, ha influito un po' anche il tuo modo di disegnare, in qualche modo. Chi lo sa? Beh, sicuramente, sicuramente tutte le diciamo, le immagini che ho accumulato sicuramente ritornano in qualche modo, adesso non saprei dire come. A me interessa molto anche la differenza, no, che c'è tra il cinema e l'albo illustrato, no? Mentre in un cinema abbiamo quasi, non so, centinaia di migliaia di immagini, in un albo illustrato, diciamo, il meccanismo è simile, ma abbiamo molte meno immagini, no? E quindi in realtà per differenza dobbiamo raccontare molto di più in una singola immagine che non, no, nelle grosse, insomma, nelle, così, nelle sequenze cinematografiche, no? E quindi anche in questo senso è interessante confrontarsi con l'ambito cinematografico, anche per vedere le differenze, ecco, del mezzo. C'è una bella doppia pagina in Il grande sogno, che ha questo taglio molto cinematografico. Mi dicevate prima che è stata un'idea di Luca. Sì, è stata un'idea di Luca che l'ha indicata, diciamo, come suggerimento appunto nel primo testo, e mi è piaciuto seguirlo, anche se ho avuto all'inizio delle difficoltà. Perché in effetti non avevo mai costruito una sequenza in un albo, però credo che funzioni molto bene. E appunto anche lì, a livello di, no, di quanto si può raccontare in una scena, è bello perché si può spezzare un singolo momento in tante immagini, o insomma, raccontare molte più cose, dilatare, restringere il tempo in maniera così abbastanza creativa. È un po' quello che ho cercato. Sì, qui c'è una bella azione temporale che ci porta nella crescita di questo personaggio. Di più. Era bello per una volta non scrivere e passò il tempo, invece vedere proprio, esatto, il tempo per immagini che insomma, il passaggio del tempo, ecco, e la crescita del bambino. Allora, Anna, il prossimo libro lo facciamo tutto pieno di sequenze, decidiamo. No, è molto interessante, immagino per te come illustratrice, capire e studiare il linguaggio cinematografico, che tra l'altro nasce anche copiando, studiando il linguaggio dell'arte pittorica. Si rifà molto, no, a come adoperavano la luce i grandi pittori, da Goya, da Vermeer, o non lo so, Velázquez, no, che si chiamano, insomma, il primo pittore cinematografico in qualche modo. Qui, poi, vabbè, il cinema, il suo linguaggio l'ha sviluppato, portato a dei livelli altissimi. Quindi è molto interessante proprio studiare il linguaggio cinematografico, l'emozione, l'avvicinamento del carrello, insomma, qui possiamo parlare per ore. Sì, è proprio un'enciclopedia al cinema, no? Come un manuale di creazione. Io voto l'idea sul prossimo libro di farlo a sequenze. Perché no? Luca, ci racconti tu il tuo rapporto col cinema? Come Sì. Anche due libri, non so, almeno. Sì, beh, certo, il fascino del cinema penso che catturi tutti i piccoli, diciamo, i bambini, li mettiamo davanti allo schermo, un cartone animato, la pubblicità, qualsiasi cosa, l'immagine, il movimento ti cattura e ti porta, ti fa vivere sogni, per cui io fin da piccolino sono stato catturato dalle immagini, passavo molto tempo davanti allo schermo, alla televisione. Poi col tempo, crescendo, ho continuato a andare a affittare le videocassette, no? Insomma, non esiste più questa pratica di andare dal noleggiatore, prendere la VHS, la videoteca, sì. E vedevo tantissimi film, poi registravo fuori orario e mettevo il modo LP, per cui tutte le notti di fuori orario del weekend io registravo 6 ore, 8 ore,
e ho tutto ancora un armadio pieno di VHS con dei filmati incredibili della Rai, insomma, mi sono registrato tutto e dovrò in qualche modo portarlo forse in DVD, perché poi la VHS forse si deperisce, no? Sono passati più di 15 anni, forse anche più. In più bisogna che il lettore funzioni sempre. Sì, tra l'altro bisogna trovare un lettore funzionale. E così quando poi ho deciso di andare via dal paese dove sono cresciuto, ho pensato di andare a Roma e studiare cinema. Ho preso il DAMS, poi alla fine non ho proprio preso l'indirizzo cinematografico, ma l'indirizzo di drammaturgia, però il cinema andavo la mattina invece di andare a lezione, andavo al film studio, oppure al Barberini, faceva il cinema Barberini, in piazza Barberini, faceva la proiezione delle 10 della mattina, e c'ero io e forse uno o due militari e qualche pensionato. A volte mi ritrovavo anche da solo al cinema, era molto bello. E quindi ho continuato a portare, coltivare il piacere, l'amore per il cinema, per vedere i film, insomma, per l'arte cinematografica. E la mia idea era di scrivere film, diventare sceneggiatore e anche, magari perché no, diventare un regista. E ho scritto alcuni cortometraggi, anche dei lungometraggi, ho realizzato due documentari, però poi il passaggio dalla scrittura per albi illustrati è stato un po' così, una strada che è capitata, che ho percorso. Cominciato a Ma è scrivere capitata per albi. caso oppure come è capitata questa cosa? Allora, Sono curiosa. vidi quando vivevo a Roma, alla fine di Viale Trastevere, un annuncio, non ricordo dove, di un workshop in casa editrice Orecchio Acerbo, dove verteva questo, cioè, si parlava del rapporto testo-immagine. Mi sembrava una cosa molto interessante, quindi andai al corso di un weekend, e lì anche durante i giorni del workshop io feci vedere un racconto a Fausta Orecchio, l'editrice, e da lì nacque anche il primo albo illustrato. Quindi, cioè, durante la pausa del workshop chiesi: ma per caso posso far vedere un racconto? Il primo racconto che scrissi per albo illustrato, ed era le case degli altri bambini. Ah, che meraviglia. E così poi ho proseguito, diventato. Sì, poi sono usciti anche un paio di albi dedicati proprio al cinema. Uno è Essere me con, insomma, di cui Sì. abbiamo parlato qui l'anno scorso, mi ricordo bene. E l'altro è Sì, è uscito per Kite François. Edizioni. Sì, È uscito per Kite e Edizioni. È la storia del gorilla che poi interpreta King Kong. Viene anche. Sì. catturato nell'isola. E poi ancora un racconto, un libro biografico, la vita di François Truffaut, l'infanzia tormentata e poi la nascita dell'amore per i film, la cinefilia, e fino alla realizzazione del primo lungometraggio, I 400 colpi. E devo dire, ce n'è anche un altro di albo, dedicato a Charlie Chaplin. Si chiama Io e Charlie, il bambino che racconta la storia, il rapporto con Charlot, che esce dal cinema, insomma, Charlie Chaplin, vivono un'avventura. Che meraviglia. Beh, non mi resta che in attesa di questo nuovo libro fatto a sequenze, avete anche qualche altro progetto nel cassetto insieme di cui volete raccontarci qualcosa, non troppo. Per questo libro, Anna mi ha lanciato un'altra sfida, mi ha detto: vorrei disegnare questa, non vi sveliamo ancora cosa, vorrei disegnare questa cosa qui, e mi ha tormentato per 2 settimane, non so, di Addirittura video. addormentiamoci. E non Ma è finita qui. È non è finita qui, è solo l'inizio. E quindi appena sto cominciando a pensare alla storia, già più o meno ce l'ho in testa, e appena posso mi metto a scriverla. Poi, una volta che è maturata, credo che lo scriverlo verrà, spero, facilmente, con pochi giorni.
Ma rispetto a questo, ad esempio, come lavorate insieme? Cioè, Anna ti ha messo questa pulce nell'orecchio facendoti vedere dei suoi disegni, oppure è solo un'idea? Mi ha Cioè, era parlato di solo questo un'idea? mondo qui, mi ha parlato di questo mondo qui, di questo animale qui, Un ecco, non animale. dice, sì, sempre una cosa che lei desidera, vuole disegnare, ma poi inviarmi video, documentari e parlandomene, in qualche modo mi sta dando degli input per poi costruire la storia. In effetti è andata così anche per il grande sogno, perché lei mi parlava di questo sogno che aveva fatto, dei sogni che aveva fatto di elefanti, non ricordo dove, forse a Torino o a Torre San Patrizio, nel 2017, e quindi in qualche modo la storia me l'ha data lei, ecco. Poi ho cominciato a lavorarci e nel lavorarci la Vabbè, storia sì. in qualche modo viene da sé. E ora involontariamente mi ha dato delle indicazioni, suo malgrado, e È poi ci comparsa sto. in sogno con un'altra storia. Sì, No, però io no. non volevo troppo entrare nel dettaglio di questo nuovo progetto. In realtà volevo chiedervi come avete lavorato insieme a, non so, la Volpe l'Aviatore o al Grande Sogno, insomma, come vi relazionate nel momento in cui sta nascendo un libro. Beh, due libri direi che sono abbastanza diversi, per, diciamo, nel senso che nel primo caso non ci conoscevamo proprio, quindi diciamo, il rapporto è nato poi un po'. Beh, no, in effetti però ho iniziato da subito a condividere anche con te le cose, sì. No, è vero, scusate, adesso sto facendo un esercizio di memoria e mi rendo conto che anche, cioè, diciamo, anche nel caso della Volpe l'Aviatore il contributo anche alle immagini di Luca è stato molto importante. Per esempio, ricordo che sul finale io ero bloccata, avevo così dei dubbi ed è stata una conversazione con Luca che mi ha un po' sbloccato. E così sul grande sogno, insomma, ci siamo. Beh, la concezione iniziale è stata proprio, diciamo, condivisa molto. Poi, diciamo, quando abbiamo iniziato appunto a coinvolgere anche l'editore nel processo, piano piano è entrato anche Valentina Mai nel processo creativo, sempre di più, ed è stato appunto, quindi un dialogo a tre, diciamo. Bene. E invece rispetto a questa cosa, mi ricordo che l'anno scorso Luca, in un'intervista sempre qua, hai detto una cosa super interessante, ovvero che per te a volte, quando vedi le illustrazioni, capisci un po' di più la tua storia. È vero, cioè, Sì, raccontaci un po' questa queste cose, cosa secondo me è stranissimo. questa cosa è vera, ma per il semplice fatto che il libro è fatto da due o tre persone, soprattutto la parte del linguaggio delle parole, della storia e il linguaggio delle immagini, questo rapporto crea nuovi significati, nuovi sensi, per cui nella tua storia tu pensavi di conoscere a fondo, a pieno, ma poi quando vedi le immagini e capisci il grande lavoro che ha fatto, ad esempio nel caso di Anna, sì, capisci meglio di cosa, le potenzialità che aveva quella storia, soprattutto perché Anna, ad esempio, parliamo di Anna, insomma, l'illustratrice, Anna passa molto più tempo nella storia, nel racconto di me. Insomma, nella scrittura, io, ok, ho raccontato prima che ho passato molto tempo con Saint-Exupéry e poi nello scriverlo anche ci ho voluto un po' di tempo, ma poi Anna ne ha passato molto più tempo di me, mesi, se non anni, per cui la prima lettrice, la prima persona che comprende meglio appieno la storia, secondo me, è l'illustratrice, in questo caso è Anna. E quando poi ho visto le immagini, mano a mano che me le mostrava, ma anche poi il libro terminato, io ho capito anche meglio. Cioè la narrazione che ha fatto per immagini mi ha fatto capire meglio anche le parole e la storia che avevo creato.
E questo è una singolarità, una particolarità di ciascun illustratore, perché io immagino che se non fosse stato, ahimè, se non l'avesse illustrato Anna, l'avesse illustrato un'altra persona, forse ci sarebbero stati, ma sicuramente, altri significati, un'altra interpretazione. Ma è data sia dalla scelta dell'inquadratura, dell'immagine, dal colore, dalla composizione, da tutto quell'arsenale che fa parte del linguaggio, di tutto quel materiale che fa parte del linguaggio di chi crea immagini e di chi racconta per immagini. Per cui per me è sempre sorprendente capire, e questa cosa mi piace molto. Sì. A volte degli scrittori vogliono che si illustri o si disegni esattamente quello che hanno scritto, esattamente quello che hanno immaginato. E io penso che sia un grave errore. Sì. Perché tu hai immaginato una cosa, ma il libro non è delle parole o dello scrittore, della scrittrice, ma è proprio l'arricchimento sta proprio nel rapporto con le immagini e nel rapporto con l'altro autore, l'altra autrice, che in questo caso è Anna. Anche perché appunto l'immagine a volte poi ci restituisce altro, cioè integra la storia, racconta altro che magari non è nel testo. In maniera più efficace magari, cioè, sicuramente. E poi c'era anche questo parallelo con La Volpe e l'Aviatore, perché erano due mondi. Non so, noi abbiamo trovato molti paralleli in questo libro. Questo incontro, sono due mondi che si incontrano e si arricchiscono. È un po' il mio mondo e il suo che si incontra e si arricchisce. Insomma, sono una serie di cose per cui fa sì che noi diciamo che è un libro per noi molto importante. Ecco. Sì. Beh, è sempre molto bello, io vi ringrazio tantissimo, perché entrare, come dire, dietro le quinte di un lavoro così intenso e così sentito è sempre molto bello. Io vi faccio un'ultimissima domanda, perché non abbiamo più tempo, ma vorrei sapere da voi che augurio vi fate per il nuovo anno. Vai, Anna. A vicenda intendi o ci facciamo? No, a te. A me stessa. Ah, ok. Io, vabbè. Abbiamo bisogno di farci degli auguri, secondo me. ho un viaggio in mente che vorrei fare entro, spero, quest'anno, un viaggio in Messico. Entro quest'anno? Stavo pensando al 2022. L'anno prossimo. L'anno prossimo, sì. Mi piacerebbe venire anche me. Se pensi a tutti gli scorpioni e serpenti velenosi, ti passa la voglia, però no, penso sia un posto molto interessante, ecco, quindi questo è il mio augurio. Sì, ok. Io... Oddio, non lo so, non ci ho pensato abbastanza. Sicuramente vorrei prendermela più comoda, andare tranquillo, però è anche vero che ci sono delle urgenze, soprattutto nel lavoro, per cui bisogna andare anche veloce a volte, però il fatto di continuare a prendermela comoda, cioè a far sì che la pandemia effettivamente qualcosa me l'abbia insegnata, quindi andare con calma, come dire, lentamente, soffermarmi sui rapporti, stare più, ecco, in armonia con gli altri, non so. Mi sembra questo un augurio che mi posso fare tra i diversi, tra i tanti, ecco. Mi sembrano due bellissimi, insomma, auguri da farsi, da farci tutti, perché un viaggio anche io me lo farei pure volentieri, oltre a rallentare un po'. Sì, allora è scaduto purtroppo il nostro tempo, io sarei stata oltranza a chiacchierare con voi, vi ringrazio tantissimo perché è stato un incontro veramente bello, intenso e anche divertente. E saluto anche tutte le persone che ci hanno seguito qui e che ringrazio, hanno lasciato poi dei commenti, voi non li abbiamo letti, però sono... tutti commenti positivi, e ricordo solo che a seguire tra pochissimi minuti ci sarà Marta Bracciale che intervisterà Silvia Grazzi e Tatiana Pepe, e quindi restate con noi, insomma. Grazie di tutto, arrivederci. Un caro saluto, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, 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 grazie.